Vuoi diventare scooterista per muoverti meglio nel traffico cittadino, ma le due ruote ti spaventano ed il quadro potrebbe essere troppo pesante. Allora perché non optare per una via di mezzo? Scooter, insieme al quadro, propone anche uno scooter a tre ruote, sempre guidabile con patente B e sempre con il sistema di sospensioni idrauliche HTS. Il design nella parte anteriore rimane invariato, identico al gemello grasso, quindi massiccio e con un non so che di corsistico, lasciando allo sguardo il piacere di vedere le parti meccaniche. Apparentemente uguali, ma con un cuore decisamente diverso. Qui infatti è stato montato un 350, sempre 4 tempi, in configurazione scooter con 29 cavalli, ovvero 21 kW. Qualcuno in meno rispetto al quadro e una cilindrata leggermente più bassa. Sì, meno potente ma più leggero, infatti pesa 220 kg, 60 in meno del quadro. Le differenze si notano anche guardandolo più da vicino. Manca infatti il freno a mano azionabile a mano, sostituito in parte dal cavalletto centrale, una volta messo la moto non va più da nessuna parte, e in parte dal blocco del sistema HTS, che lo rende un pochettino frenato. Questo è un peccato perché se dovete parcheggiare in salita lo scooter sta già in equilibrio da solo e dover mettere tutte le volte il cavalletto diventa un po' pesante. Di pro importante invece c'è il sottosella, decisamente più capiente, può portare fino a due caschi all'interno. Ma come si guida? Come plancia comandi è identica al gemello 4 ruote, così come anche i comandi di accensione, luce, eccetera, eccetera. Adesso vediamo un po' come si guida, perché mancando una ruota dietro dovrebbe essere molto differente la storia. E sin dai primi metri si può assaporare come sia proprio differente. Infatti, l'impronta che ha è decisamente molto, molto più scooter che alieno. È qualcosa che già sentite un pochettino più in mano. E per quanto riguarda le curve, le potete fare senza doverci prendere così tanta abitudine, soprattutto se siete dei motociclisti. Se invece siete neofiti, vi dovete abituare esattamente come sul quadro. Una sensazione strana che si percepisce a centro curva è il derivamento della ruota posteriore, ovvero sembra che vada per i cazzi suoi, che non segua l'anteriore. Però ovviamente è solo una sensazione, è una sensazione a cui fare l'abitudine, però è una cosa un po' fastidiosa, soprattutto perché l'anteriore lo sentiamo molto molto solido, mentre per quanto riguarda il posteriore è un pochettino più ballerino e non per niente invece col quadro era tutto molto più stabile. Però c'è anche da dire che nei cambi di direzione è boom, decisamente più agile. Sembra come avere un perno, ecco, che ci fa fare appunto un gioco di leva. Quindi noi possiamo piegare e cambiare direzione molto, molto più agilmente che col quadro. Anche perché tutto il sistema HTS è concentrato sull'anteriore, mentre la ruota posteriore è un semplice dondolio. Noi adesso proviamo a entrare in questa rotonda e effettivamente fare questo raggio di sterzo, questo angolo di piega non è affatto difficile, è molto, molto più semplice, anche se ovviamente rispetto all'amico 4 ruote è un pochettino meno stabile. Ecco, ci tengo tanto a fare un confronto perché la scelta è sempre ardua da fare e dovete un po' guardare sia questo video che il video del quadro per cercare di capire cosa vi voglio dire uno rispetto all'altro. Adesso proviamo a vedere una frenata. Vi ricordo che qua abbiamo sempre il pedale per fare la frenata integrale. Ecco, la frenata col pedale è un pochettino particolare perché agisce penso 50-50 sui freni, mentre con i freni diciamo a leve potete gestirla voi, puntando ovviamente di più sulla frenata nella parte anteriore. Una cosa interessante è che, come dicevo prima, ha un motore sì meno potente, è vero, però ha una velocità di crociera identica. Gestiscono una velocità di 100 km/h molto
facilmente, e questa è una cosa buona, e sta anche a dimostrare che il motore è leggermente meno potente, con una cilindrata leggermente inferiore. È comunque buono perché non fa fatica a tenere questa velocità, anzi quando c'è da accelerare accelera pure, e su, il motore è ben riuscito anche rispetto alla massa, che pesa pur sempre più di una sportiva 600, è una cosa che io non riesco ancora a comprendere. Ora vediamo invece, per quanto riguarda il contesto curve contro curve, buche, che cosa dice rispetto al quadro. Già da questa prima S stretta vi posso dire che non c'è un cazzo da dire, non c'è un cazzo da fare. Nel misto stretto si comporta decisamente meglio, decisamente molto più simile a una moto come concetto, che come a un alieno, come invece il quadro. Ed è una cosa apprezzabile, come no, dipende dal vostro stile di guida anche e nell'utilizzo che ne dovete fare. La sensazione di sottosterzo rimane, ma è comunque meno accentuata, perché avendo la ruota posteriore singola che fa da perno, è un pochettino più semplice andarlo a gestire in quella che è una piega. E questa cosa qua mi piace abbastanza. Ovviamente io sono un pro moto, quindi se mi fai una cosa più simile a una moto mi piace di più. E questo non è che può, è insindacabile, è un gusto personale. Però a livello di sicurezza è molto, molto migliore rispetto a uno scooter, sicuramente molto più stabile. E se state cercando qualcosa che sia un compromesso, questo è un buon punto, perché comunque vi dà delle belle sensazioni, un bel feeling, e siete in grado di fare cose che magari con uno scooter normale dalle prime armi non riuscireste a fare, ecco. La sensazione invece di angolo di piega alto è un pochettino più quasi limitata, ci si sente più limitati, vi dà già lui un limite da non superare, però è già bello che vi parli come telaio, e questa cosa qua non è di tutti gli scooter, e fa molto piacere sentire anche una comunicazione dal sistema delle sospensioni idrauliche, che ti dice più o meno quali limiti non superare o a dove sei, perché comunque con l'altro, quindi con quello a quattro ruote, non avevi un limite ben preciso di piega. Qua invece già più o meno lo senti dove devi fermarti. Ecco, cose come le manovre sono decisamente agevolate. Mi stavo per mettere la marcia. Le cose come le manovre sono decisamente più agevolate, perché comunque 60 kg sembrano pochi, perché comunque il peso rimane lo stesso sostanzioso, ma nelle manovre si sentono parecchio, è come avere un passeggero in meno, un passeggero un po' magro in meno, e è una cosa che mi piace, perché era uno dei difetti comunque del quadro, ovvero il peso esagerato, e con questo si ha comunque un buon peso, una ottima sicurezza, ma allo stesso tempo è abbastanza più manovrabile. Ecco, i freni sono veramente buoni, sono tre freni a questo giro, non più quattro, ma comunque quelli che importano sono quelli davanti. La frenata è la stessa, proprio perché penso che l'impianto sia in condivisione con il quadro. Quindi abbiamo, urca troia, le pietre. Comunque è una frenata decisa e sicura, stabile soprattutto grazie al sistema HTS, che si va a irrigidire una volta che noi andiamo a premere la leva del freno. Ecco, guarda, c'è un cambio di direzione che è un piacere, veramente un piacere. Ecco, qua già potete agevolare la guida spostandovi col corpo, mentre con le quattro ruote non è affatto necessaria. Qua invece è un pochettino più divertente, se volete potete cimentarvi a uscire il busto, a essere un pochettino più aggressivi. Mica si ferma in qualsiasi situazione, incredibile. Ecco, qua è la sensazione brutta di deriva che si sente nella ruota posteriore. Per quanto riguarda viaggi eventualmente lunghi, se uno volesse fare dei viaggi un po' più lunghi,
nel senso, lo puoi sempre fare, sicuramente lo fai meglio di due ruote, ma lo fai meglio col quadro. Nel traffico, sicuramente rimane pur sempre un tre ruote, quindi con un muso anteriore decisamente largo e con non poi così tanta voglia di sorpassare come invece si ha su uno scooter a due ruote. È proprio, cioè lo fai proprio se devi, non è che c'hai l'istinto di andare, no? Il che da una parte è un bene, perché ti salva magari da tante situazioni di pericolo, dall'altra, se siete magari nel traffico cittadino, quello vero, quello ingabbiato delle città, potrebbe farvi quasi sentire come in macchina, ma solo a tratti, perché comunque quando si va piano piano e si possono fare sorpassi, dovrebbe essere molto agile, soprattutto più del quadro. Anche il volante, anche il manubrio si comporta un pochettino meglio del quadro, è molto più agile. È molto più direzionale, lo senti che è proprio più leggero. Ci puoi giocare, ecco, ci puoi giocare un po' di più, con più facilità. E per chi lo usa al 100% in città, è decisamente un lato positivo. Insomma, per la cifra di 6.900 euro è un ottimo compromesso tra quello che è lo scooter e il quadro, ovvero molto più agile sia per quanto riguarda i cambi di direzione che per quanto riguarda la sua parcheggiabilità, e avendo rimosso il freno a mano e sostituendolo in parte con quella che è la leva del bloccaggio dell'HTS, hanno decisamente tolto una pecca che era molto fastidiosa, quella di dover sempre togliere il freno a mano. Quindi è una cosa molto buona. Quindi se siete già scooteristi esperti, potete risparmiare qualche migliaia di euro acquistando il QV3 al posto del quadro, poiché è molto più simile a quello che è il concetto scooter rispetto al quadro, che è un concetto decisamente più alieno. Nel complesso, sicuramente uno ha i difetti dell'altro e l'altro ha i pregi dell'altro, compreso sicuramente il sottosella molto più capiente del QV3 rispetto al quadro, però comunque con uno in autostrada e viaggioni ce li fai alla meraviglia, con l'altro le buche sono un pochettino più rotture di coglioni. Potete trovarlo in prova qui a FR Auto Empedia, via Nazionale 329, e io vi aspetto qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Io al giorno ho quasi sui tuba. Ora dimmi che cosa vuoi di più, ah. Contenuti e varietà, altro che arrotino, bro. Qui c'è un asino, ci dà, ah. Da notte rotonda e cocktail preferito. BMW 30 e parte posteriore. Liguria la legione del tuo test preferito. Attiva le notifiche, schiaccia pollicione, ah. Yeah. Asino, 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 corse.